Cercherò di spiegare in questo video uno dei tanti metodi pratici per raggiungere il successo. Ovviamente, cosa si intende con successo? Successo si intende il raggiungimento dei propri obiettivi esteriori, esterni, perché invece il raggiungimento degli obiettivi interni, che è l'armonia con se stessi, porta al benessere, all'armonia con se stessi. È ovvio che benessere e successo sono intercambiabili. E sono strettamente correlati. È difficile pensare di essere in armonia con se stessi quando tutte le cose, tutti i nostri obiettivi verso l'esterno non vengono raggiunti. D'altra parte è anche difficile pensare di poter raggiungere gli obiettivi esterni quando siamo in disarmonia con noi stessi, come se avessimo una guerra in testina e arriviamo al cospetto della prestazione già stanchi, già avendo consumato molta energia. Quindi, diciamo, un'armonia, un equilibrio interiore è il passo fondamentale per raggiungere il successo. Però, focalizzandoci invece sul successo esterno, quindi sul raggiungimento degli obiettivi, dobbiamo tenere presente alcune cose. Se vogliamo raggiungere degli obiettivi, intanto dobbiamo sapere quali obiettivi raggiungere. E non è facile saperlo, bisogna lavorarci sopra. Tenete presente il detto di Seneca, l'aforisma di Seneca, nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Spesso le persone sono confuse, non sanno quello che vogliono, sono indecise e magari ti dicono sì, vorrei un fidanzato, vorrei una fidanzata, ma però non so esattamente come, boh, mi capitano sempre le persone sbagliate. Non trovo mai la persona giusta, però poi gli chiedi, ma come deve essere questa persona giusta? Boh, insomma, diventa un qualcosa di molto lacunoso. Quindi è come se, diciamo, non dessimo le istruzioni operative utili alla nostra parte emotiva. Prima dobbiamo comunque trovare un accordo con la nostra parte emotiva, è un po', la nostra parte emotiva è un po' l'esercito, la forza, no? Mentre la parte logica, è il generale, quindi la guerra posso vincerla se il generale ha un esercito che gli obbedisce, perché altrimenti da solo non vincerà la guerra, ma oltre ad avere un esercito che gli obbedisce deve conoscere le strategie per vincere la guerra, perché se ha un esercito che gli obbedisce ma poi lui dà degli ordini confusi e magari dice una cosa, poi ne dice un'altra, poi cambia idea, non si capisce bene quello che vuole, l'esercito sarà allo sbando, andrà un po' di qua, un po' di là e non sarà strutturato. Invece noi dobbiamo imparare a diventare come la luce laser, la luce diffusa illumina tutto. La luce laser fa un focus sull'obiettivo. Quindi il primo punto fondamentale è capire che obiettivo deve avere. Tenete presente che questa è veramente una cosa fondamentale, perché altrimenti non riesco a canalizzare le risorse. Ovviamente, per definire un obiettivo conviene definirlo in modo preciso. L'obiettivo quindi deve essere SMART. SMART è un acronimo che sta per specifico, misurabile, accessibile, realistico, temporalmente collocato. Vediamo cosa significa tutto questo. L'obiettivo deve essere specifico perché se io mi do un obiettivo, qual è il tuo obiettivo? Ma il mio obiettivo è che voglio essere ricco, bene, ok, mi sta anche bene, può essere un obiettivo valido, ma cosa significa essere ricco? Perché cioè, tutto diventa molto soggettivo, no? Se raggiungi, per fare un esempio, la ricchezza di Berlusconi, tanto per fare un esempio nazional popolare, ma il tuo obiettivo era diventare più ricco di Bill Gates, non so se Bill Gates è ancora un po' ricco del mondo o meno, comunque, e vuol dire che l'obiettivo non l'hai centrato, no? Quindi, come dire, se, comunque sei ricco, sei povero, è molto soggettivo. C'è qualcuno che diceva che una persona è ricca quando ha disponibilità finanziaria per acquistare ciò che gli interessa. Quindi l'obiettivo deve essere specifico, ma anche obiettivi personali devono essere specifici, perché se il tuo obiettivo è io voglio essere felice, bene, ok, mi va anche bene come obiettivo, ma cosa significa per te essere felice? Perché magari, come dire, diventi un amministratore delegato di un'azienda, però il tuo obiettivo era quello di fare l'incantatore di serpenti.
E quindi vuol dire che non sarei felice a fare l'amministratore delegato pieno di responsabilità che deve firmare i contratti tutti i giorni. E viceversa, se invece il tuo, come dire, obiettivo, il tuo sogno era quello di fare l'amministratore delegato, ma per sbarcare in un aereo sei costretto a fare l'incantatore di serpenti o saltimbanco perché l'amministratore delegato non sei riuscito a diventarlo, non hai seguito la strategia giusta per diventarlo, sarai comunque infelice. Quindi, però, non è detto che una cosa sia migliore di un'altra, si tratta di capire quello che vuoi tu. Quindi, in prima istanza, devi capire che cosa vuoi veramente, devi essere specifico. E quando dico essere specifico, ti dico che devi prendere un foglio di carta, una penna e scrivere per filo per segno, dettagliare il più minuziosamente possibile, perlomeno in questa fase, che cosa veramente vuoi raggiungere? Non basta dire voglio sposarmi. E beh, vuoi sposarti, ma con chi? Magari, che ne so, hai messo incinta una che che così per una notte, magari in cui eri più ubriaco e non ti ricordi neanche tanto bene quello che è successo, e poi te la sposi forzatamente e magari poi questa non era la persona giusta per te, quindi voglio sposarmi con chi, per quale motivo, come deve essere questa persona, che caratteristiche. Poi non è detto che, come dire, bisogna necessariamente trovare una che corrisponda per filo e per segno a quello che tu dici, però tanto vale sapere esattamente che cosa si desidera, anche a livello emotivo, che tipo di emozioni una persona vuole suscitare e vorrebbe vivere. Quindi, insomma, la specificità consiste in questo. Anche misurabile è importante, misurabile ovviamente per capire se mi sto avvicinando all'obiettivo. È quello che fanno tutti i navigatori satellitari quando ti misurano, diciamo, verificano che tu ti stai muovendo nella direzione giusta, fanno un controllo sulle tue coordinate, misurano le tue coordinate e le raffrontano con le coordinate dell'obiettivo, del posto dove ti dovevi andare. Quindi se ti avvicini, come se vuol dire che stai seguendo la strada giusta, se vai in direzione opposta, ti dicono guarda, no, devi fare inversione e cambiare direzione. Quindi il tuo obiettivo deve essere misurabile, perché se non stabilisci dei criteri di misurabilità, non saprai mai se ti stai avvicinando o meno. È come avere nell'esempio del navigatore l'obiettivo messo lì sulla cartina, però poi non riesce a misurare il tuo spostamento. Beh, che me ne faccio dell'obiettivo scritto lì se poi non riesco a capire se mi sto avvicinando o meno? Quindi devi definire dei criteri di misurabilità. Accessibile e realistico è anche una cosa fondamentale, perché ovviamente non è detto che tutti gli obiettivi possano essere accessibili per noi in questo spazio-tempo preciso. È un cinquantenne che si dà come obiettivo di raggiungere, diciamo, superare il record del mondo dei 100 metri piani, magari non ha neanche mai fatto atletica, è ovvio che l'obiettivo è non accessibile o perlomeno è molto poco realistico. Ci sono anche obiettivi non accessibili. Se io mi dessi come obiettivo diventare Presidente degli Stati Uniti, per fare un esempio, ma sono nato in Italia e la Costituzione degli Stati Uniti prevede che solo i presidenti nati, solo chi è nato negli Stati Uniti può aspirare a diventare Presidente degli Stati Uniti, è ovvio che a quel punto lì l'obiettivo non è più accessibile. E quindi per fare questo conviene in ogni caso darsi obiettivi piccoli, in modo tale che posso piano piano avvicinarmi al macro obiettivo, vuol dire dividere un obiettivo grande in tanti obiettivi piccoli. Questo mi consente anche di, come dire, poter acquisire delle vittorie parziali, perché se il mio obiettivo finale, faccio l'esempio sempre della carriera aziendale, era diventare amministratore delegato, e mi sono dato tutta una serie di tappe, io parto come fattorino, facciamo un esempio, mi do tutta una serie di tappe, da fattorino a, che ne so, a operaio, poi impiegato, quadro, dirigente, direttore, eccetera, eccetera. Beh, se non diventerò amministratore delegato, ma mi fermerò a direttore generale,
Beh, avrò raggiunto, diciamo, l'obiettivo all'80%, che non vuol dire il 100%, ma non vuol dire neanche lo 0%. Quindi, e poi starà a me, diciamo, accettare ciò che ho raggiunto e essere felice comunque con quello che ho raggiunto. L'importante comunque è provarci, non porsi dei limiti preconcetti. Se raggiungo l'obiettivo, bene, se lo raggiungo all'80%, va bene, vorrà dire che potrò comunque fare dell'altro, cioè, come dire, si può essere felici in molti modi. L'importante è sapere esattamente dove ci si trova e che strada bisogna fare. Alle volte è meglio rinunciare a raggiungere un obiettivo perché ci rendiamo conto che magari quell'obiettivo lì richiedeva dei sacrifici troppo alti. Magari in termini di tempo, di libertà, quello che è. Ecco quindi che dobbiamo avere le idee chiare. Una volta che è stato definito appunto l'obiettivo accessibile e misurabile, dobbiamo anche, l'ultimo punto, collocarlo temporalmente, perché purtroppo gli esseri umani vivono in uno spazio-tempo, il tempo è il bene più prezioso che hanno, perché ogni giorno il tempo che passano non riusciranno più a recuperarlo e nello spazio-tempo il tempo è limitato, non sappiamo quanto, ma sappiamo che sicuramente è limitato. Per cui dobbiamo collocare un obiettivo nel tempo che riteniamo utile al raggiungimento di quell'obiettivo e dobbiamo anche calibrarci perché potremmo raggiungere magari il 90% dell'obiettivo in un tempo X e poi per raggiungere l'altro 10% magari ci vuole un tempo 20X molto maggiore. Perché a quel punto lì devo capire se vale la pena dedicare il tempo, che significa risorse, energie, per integrare l'ultimo 10% oppure se è meglio rinunciare all'ultimo 10%. Tenersi il 90, ma non dedicare più tempo a questa cosa, magari utilizzare il tempo e le energie per qualcos'altro. Però quindi dobbiamo collocarci temporalmente. Poi possiamo fare delle modifiche strada facendo, però dobbiamo avere un punto di partenza. Una volta che è stato definito il punto di partenza, abbiamo già fatto il 50% del lavoro. L'altro 50% consiste semplicemente nel recuperare le risorse. Le risorse devono essere ovviamente risorse interne, prima di tutto, perché se io recupero risorse interne, poi posso spendere queste risorse anche all'esterno. Per recuperare le risorse interne devo semplicemente venire a patti, tra virgolette, con la mia parte emotiva. La mia parte emotiva ha bisogno di emozioni, devo imparare quali emozioni ha bisogno per dargliele, in modo tale che lei poi si metta al mio servizio, perché la nostra parte emotiva deve essere, bisogna insegnarle ad essere al servizio della parte logica che mi consente di raggiungere gli obiettivi. Cioè l'esercito deve essere al servizio del generale, non deve essere viceversa, perché se il generale è al servizio dell'esercito, raggiungerà gli obiettivi dell'esercito, non quelli del generale. E quindi sarà infelice perché noi ci identifichiamo col generale, non con l'esercito. Però l'esercito dobbiamo persuaderlo. Non possiamo coercizzarlo perché è molto più forte di noi, però dobbiamo persuaderlo attraverso le emozioni. E c'è tutto un metodo che io ho studiato per, diciamo, persuadere, come dire, la nostra parte interiore, la nostra parte emotiva. Una volta fatto tutto questo, dobbiamo semplicemente partire e fare le opportune modifiche e sicuramente, almeno parzialmente, perlomeno il nostro obiettivo lo raggiungeremo. Bene, vi do appuntamento al prossimo video, vi invito a seguirmi sul blog http://www.soluzionefit.com. Ciao!